Allora, siamo in casa di Carmine Coppola, l'ultimo Pulcinella, l'ultimo vero Pulcinella, che ha partecipato come protagonista, uno dei protagonisti dell'ultimo documentario Primitivamente di Giuseppe Alessio Nuzzo. Salve, signor Coppola. Ciao, innanzitutto salve, non mi piace perché so che sei mio nipote, Vabbè, lo ma a diciamo per gli questo punto ci altri. tengo particolarmente per la tua presenza. Io ti ringrazio di questo momento così particolare qui a casa di Pulcinella. La casa di Pulcinella è aperta un po' a tutti, vengono spesso volte le telecamere della RAI. Ebbene, io sono sempre in compagnia della mia maschera, ecco, quella che mi copre il viso da ben 44 anni. E sono felice innanzitutto di aver preso parte al documento film Primitivamente, tratto il titolo di una poesia di Raffaele Viviani, che io Viviani ho avuto il grande piacere e il grande onore di conoscerlo in vivo, da vicino, in quanto mi recavo a casa sua dove abitava al Corso Vittorio Emanuele. E beh, Viviani ha dato molto a Napoli, ma da Napoli molte volte non ci ha dato niente. Come tutti i grandi, Giusto. alla dipartita vengono ricordati. Il grande Totò, veniva detto nella vita, ecco, lui non aveva ricevuto mai un premio, veniva definito un guitto, poi Ed invece al suo decesso che è stato, è diventato il principe della risata. Ebbene, io ho preso parte a questo, ripeto, a questo documento film del regista giovanissimo Giuseppe Alessio Nuzzo, e faccio parte giustamente del contesto di Acerra, questa città un po' bistrattata di tante cose. La terra dei fuochi ha avuto un Diciamo po' che è un documentario sia di denuncia che di sì, richiesta di aiuto, e diciamo, insomma. infatti a Pulcinella, ecco, un po' per le strade, lui un po' avvilito di tante situazioni non troppo bene, ho inserito questa mia persona, questa mia partecipazione. E normalmente però la cosa più importante è stato il momento in cui ho avuto l'incontro con la voce narrante del film, che è il carissimo amico Giancarlo Giannini. Giancarlo Giannini, che proprio ieri sera, ecco, lui dal momento in cui della sala, che noi stavamo parlando un po' del più del meno della rappresentazione di questo documento film, ha voluto che egli stesse a fianco. E per me è stata una gioia molto importante. Lui è stato felicissimo di aver avuto l'incontro con, ecco, modesto interprete della maschera, che appunto dico, sono anni che l'ho ricevuto questa maschera, la maschera dal grande Gianni Crosio, il mio predecessore. Ecco, qui lo vogliamo vedere, Sì. Eccolo anche il mio predecessore è qui con me in qua. una foto di epoca, quando, ecco, lui mi presentava al pubblico attraverso i vari scritti e le varie testimonianze. E successivamente, avendo iniziato la mia interpretazione del personaggio, nel 1969, nell'80 noi stavamo in compagnia, in concomitanza assieme, recitavamo un po' per i vari teatri di Napoli, e normalmente solo nell'anno 1980 lui volle consegnarmi, ecco, la famosa maschera di Pulcinella come continuazione del personaggio. Ma la cosa che forse lui era un presagio, ecco, nell'anno successivo, 1981, moriva sulle tavole del palcoscenico del Teatro San Lazzaro a Napoli. E la morte dell'artista, che giustamente vuole che rimanga sul palco, lui finì così. La maschera io me la sono ritrovata, appunto per averla avuta da lui firmata, e nello stesso tempo, nel 1984, durante la mia rappresentazione al Carnevale di Mondovì, ecco, Cuneo, anche il grande Edoardo De Filippo mi donò la sua maschera, quella maschera che lui aveva calzato nel film Ferdinando Re di Napoli. Perfetto. Ecco, qui possiamo vedere attraverso alcune testimonianze la lettera autografo proprio di Edoardo, che mi consegnava la maschera con gli affettuosi saluti. Ecco, su c'è una sua foto in costume. Quella maschera io la tengo, è un cimelio importante per me, perché rappresenta l'unico pezzo della storia del teatro napoletano, e giustamente io cerco di portarla avanti ancora. Ecco, Nel migliore dei proprio modi, diciamo. nel 1976 fu riconosciuto anche dal presidente d'allora, presidente della Repubblica, Giovanni Leone, e il presidente del Consiglio,
Aldo Moro, e qui c'è una testimonianza che Pulcinella, da servo sulla scena, era diventato cavaliere nella vita. E giustamente poi altre testimonianze che rappresentano un po' la storia. Facciamo un po' una panoramica di tutte. Certo. Ecco, tutto questo è il Teatro San Carlino, il famoso Teatro San Carlino, che è stato il tempio di Pulcinella. È una careta che aveva fatto Gianni Crosio e mi fu donato proprio a ricordo di questo grosso tempio del, diciamo, dell'epoca 1884, che poi è stato demolito. Si trovava a Piazza Municipio a Napoli. Okay. E beh, lei mi segue sempre, è sempre con me. E io, giustamente, per me è una gioia poter ancora far sorridere i ragazzi che hanno bisogno, che hanno anche bisogno. Tutti quanti noi abbiamo bisogno di un sorriso ogni tanto. Lei mi diceva che aveva una collezione di maschere. Sì. Di tutti quelli. Sì, ci sono le maschere, perché poi vengono date di volta in volta. Ecco, la maschera più antica che io possiedo, l'unico pezzo di storia, è questa maschera qua, la maschera di Antonio Petito, è datata 1812. Diciamo che è la prima ufficiale. È la prima ufficiale quando Don Salvatore Petito donò la maschera al figlio Antonio nel 1853, con una cerimonia particolare. Bellissimo. Che si tenne proprio al Teatro San Carlino. E normalmente io posseggo ancora tutte le altre maschere della Commedia dell'Arte, di cui tutti i vari Pulcinella, da Giuseppe De Martino al grande Salvatore De Muto, anche Gianni Crosio, Vincenzo Cammarano. Sono tutte maschere uniche che io posseggo, che poi giustamente dovrei donarla a chi di dovere un giorno, che potessi trovare il mio erede, ma finora non ho ancora trovato nessuno. La ricerca continua, c'è tempo. L'unico personaggio che volevo donare la maschera era Massimo Ranieri. Io con Ranieri ho lavorato nel 1979. C'è qualche aneddoto da ricordare? Beh sì, perché io con Ranieri facevo un lavoro che si chiamava Le storie della camorra. Lui faceva la parte di un camorrista, capo camorra, era giustamente il senso il famoso Processo alla città, un film con Amedeo Nazzari. Si parlava del processo Cuocolo, è la storia degli anni 50. Ma Ranieri mi disse: c'è Carmine, io qualche volta interpreto Pulcinella, però non è che io posso dedicare a questa maschera come tu hai dedicato. Il tempo giusto. Faccio il cantante, e giustamente questa maschera io penso che rimanga a me finché nostro Signore mi potrà dare vita per poterla ancora calzare. E mi dispiacerà che la storia non possa continuare, ma ci saranno questi fasulli Pulcinella, che ognuno si crede di essere una maschera. E qui ho avuto anche l'altra sera, proprio ieri sera, a fianco a me sedeva il sindaco di Acerra, Raffaele Lettieri, il professor Lettieri, e lui aveva detto in un articolo di giornale che, ecco, Peppe Barra poteva rappresentare la maschera. Io non c'ho niente contro Peppe Barra, è un grandissimo artista, però Peppe Barra non fa parte della storia della maschera di Pulcinella. E lui dice: no, io veramente, lui l'aveva promesso a Milano, all'Expo di Milano, e io mi sono aggregato a lui per dire: se vai a Milano e parlerà di Pulcinella, di che Pulcinella di Acerra. E però è stato, diciamo, un accordo tra di loro. Dice: ma so che, maestro, voi siete la maschera ufficiale, io vorrei che questo si ripetesse sempre, perché non vorrei anche fosse maschera, ricordato sempre, sì, andasse in mano a qualcuno che eventualmente non avrebbe quell'amore e quella fede di cui io porto avanti. Sì, perché questa è una tradizione che ha bisogno proprio dell'amore e della passione. È storica, sì. È storica. Sì, questa è la storia di Napoli. La storia di Acerra, il mio nome è inciso un po' nei libri di storia. Ho aiutato due ragazze, due signorine, una ragazza di Marsiglia che fece una tesi su Pulcinella. Attraverso internet mi vennero qui a casa e l'aiutai, ha fatto tre volumi. E sta tesi lei, ecco, ebbe con un 110 lode, pensi un po' sulla storia di Pulcinella. E un'altra ragazza due anni fa di Palermo mi chiese un aiuto, ed io con la mia modesta, diciamo, un po' storia, anche lei, ecco, si laureò con
110 e lode. E la cosa più bella, più diciamo che io ho potuto godere, è stata quella che lei mi inviò un DVD di cui dell'Aula Magna di Palermo, ecco, lei citava il mio nome e veniva rappresentato il personaggio di Pulcinella. Una grande, una grande soddisfazione, è vero. Tutto vogliamo questo. Concludere con una poesia, un monologo, un qualcosa che sì, c'è. Un monologo dedicato alla nostra Napoli. Perfetto. Ecco, potrei dire, amici belle mie, amici per salute, da poco sono tornato e sono rimasto all'occuto. Ma viene quasi a chiagnere. I canucchiagni mai tengono in questo cuore una pena grossa assai. Napoli, bella mia, si è tutta trasformata. Non è più che le prime, pare che fosse nata, o ombre, pusilleche, o corso Emanuele, a dove ci stiamo verde posto anche i grattacieli. Non pare più celeste, o cielo sta città, ma l'aria chi ne sbogga, non si può ricettare, e l'unico stumare fuori Santa Lucia, non è più azzurro e chiaro, no? Vuoi una porcheria? Ahimè, senza sto cielo e senza stumare blu. Meglio a cambra vaga, a che ci faccio più, con l'occhio che ne lacrima, ma braccia a colombina, e Napoli mi va in coppa una cartolina. Una cartolina quando Napoli era un uccione, e non si era ancora cagnata la coppa, ridda fuori. Quando una serenata bastava una canzone, per campare felice morendo di passione. Napoli, io ti saluto, in bene vaga a Dio, ma biesa a questo popolo io, ce l'ha il suo cuore mio. Bellissima, bellissima. A voi, grazie. Ok, ringraziamo grazie. Carmine Coppola per l'intervista, il monologo. Grazie. E ci risentiamo su frankcinema.it. Grazie a te, Frank, okay. Grazie. Okay.